Ciao ragazzi e ben ritrovati. Oggi parliamo un po' del metagame, di come si sta evolvendo, del Poppergaton che ci sarà a breve e di quelle che sono state alcune liste interessanti degli ultimi 5-0. Non voglio cercare di affollare troppo i video come faccio di solito, non ci provo. Poi tanto sappiamo tutti quanti che saranno tipo 20 minuti almeno di video. E sì, come si sa, l'uomo è perverso nel cercare di andare al di fuori della propria natura. In ogni caso, Poppergaddon, se non sapete cos'è, semplicemente è l'evento pauper più importante d'Italia. Sono tre eventi all'anno, uno a Milano, uno in Toscana, di solito dalle parti di Pisa o di Firenze, e uno a Roma. Questo che teoricamente e solitamente l'edizione più importante è quella di Milano. Questa volta però invece di essere a febbraio è stata spostata ad aprile a causa delle complicazioni che derivano dalla pandemia e dalle ristrettezze. Quindi cos'è che possiamo aggiungere? Purtroppo, dato che ci sono appunto delle restrizioni date dal Covid, c'erano solo 200 posti, 220 adesso, non mi ricordo esattamente quanti, e purtroppo sono andati fumati nel giro di 24 ore o meno. Vedremo, magari ci sarà qualche aggiunta di qualche posto, però dato che si tratta l'edizione sarà in casa dei giochi, che praticamente è una specie di ludoteca, che c'è a Milano, Sesto San Giovanni. Non è neanche così detto che si riesca a trovare posto, ma tanto posto perché comunque le sale che ci sono quelle che sono. E mi piace un sacco la copertina a tema cyberpunk perché sono un grosso amante del tema cyberpunk, anche se in realtà con Magic ci c'entra ben poco, però effettivamente hanno fatto anche Kamigawa 2, quindi. E il costo di iscrizione è 20 euro, cap a 220 giocatori, non c'è tanto altro da aggiungere. Io ci parteciperò, che ho avuto la fortuna di riuscire a trovarmi subito il biglietto e effettivamente sto cercando di capire quale potrebbe essere una buona scelta come mazzo da portare per il torneo. Non ne sono ancora certo e quindi mi piace anche l'idea di già cominciare a fare dei video per cercare di capire un po' quale potrebbe essere il meta adatto. Perché se ad esempio andiamo a guardare le ultime challenge, questa è quella di martedì 12 e il ban è stato il 7, se non sbaglio, quindi dopo poco del ban di Atog. Vediamo che praticamente in un meta dove la gente non sa cosa portare, si fa affidamento a mazzi lineari come Boggles, che in questo caso era il mazzo più giocato. Ecco, considerate che questa era una challenge piccola di soli 48 giocatori, e questo motiva anche il fatto perché ci fossero soltanto 4 affinity. Ma in realtà non considerate Poggles come un mazzo così affidabile. È forte in determinati metagame ed è forte se non è. Se la gente non si setta contro Poggles, però penso che effettivamente non sia uno. Non mi ha mai dato un'idea di consistenza, per carità. O l'ho suggerito al Poppergaddon del 2020 di Milano, dei miei amici però hanno fatto dei pessimi risultati. O comunque eravamo convinti che fosse una buona scelta, ma in realtà sembra essere sempre il mazzo aure più inconsistente Boggles, perché comunque per quanto possa essere esplosivo, avere 4 Ancestral Mask e 4 Terra Larvor, comunque ha una basic brutta, sta male da hit specifico ed è inconsistente perché necessita di pescare bene in early game per impostare subito la partita. Diciamo che è simile a una White Heroic. Però Monowhite Heroic è mono bianco. Però Monowhite Heroic è ovviamente anche più dipendente dal pescare delle larve, vero? E alla fine della fila, tipo, il meta sembra essere abbastanza stabile tra quello che è praticamente il metagame che c'era tra prima dell'uscita di Modern Horizon 2 e dopo i bandi succeduti a Modern Horizon 2, ed effettivamente i mazzi che sembrano essere sempre stabili nel formato sono Dimir Fate, Boros, grazie al Synthesizer, Affinity, che comunque, come vedete, Affinity è calato abbastanza di presenze, e soprattutto in favore di Dimir Fate, almeno nelle challenge, però, Affinity
Affinity ha preso tipo due, il primo posto e il secondo posto in questa challenge. Questa è la challenge di domenica, domenica 13. Penso che sia più che altro, cioè, fa vedere che Affinity rimane uno dei top tier deck. Se la gente pensa che mazzi come Jeskai o Jund con Cleansing Wildfire siano delle scelte magari anche adeguate per combattere Affinity, perché effettivamente Cleansing Wildfire va a spaccare l'Eterno Artefatto, voglio soltanto farvi notare il fatto che Cleansing Wildfire contro un meta di Fate e contro un meta di Affinity tende ad essere sempre underperformante. Oltretutto i Cleansing Wildfire non sembrano essere molto forti contro Boros, però di per sé Boros in realtà sembra essere messo un po' male da mazzi come Jund e Jeskai. Quindi è un po' quella cosa lì che si bilancia, del tipo se vedo bene io perdo e tu, se vedi bene tu perdo io. Diventa quindi tipo un metagame abbastanza che si stabilizza di per sé e quindi diventa difficile capire cosa giocare. E quindi di conseguenza il meta delle challenge va a finire che praticamente la gente gioca quelli che secondo loro sono i mazzi più affidabili e consistenti. Quindi anche per questo ci possono essere scelte che sono di lato inconsistenti, che sono Born e Bogos, perché semplicemente non vanno a richiedere una particolare costruzione della partita, e semplicemente cercano di sfruttare meglio l'early game, andando a cercare di battere magari la carenza di archetipi che magari predano mazzi come Burn e Boggles, perché Burn e Boggles sono ormai delle presenze non più tanto stabili e comunque necessitano di specifico, come ne parlavo. Oltretutto, appunto, gli altri mazzi che magari ci sono tipo Affinity non hanno risposte definitive contro Burn, però comunque tipo tutte le altre scelte tendono ad essere abbastanza stabili, e magari questi mazzi come Boggles, Burn, poi cos'altro è che ci può essere? Guardate, ad esempio, la gente ha anche cominciato a giocare a Rakdos Madness. Vediamo se lo troviamo qui. C'è Imp. E Rakdos Madness fondamentalmente è un Burn che splasha di nero per giocare le spell con Madness. Penso che questa sia tipo una delle aggiunte abbastanza recenti al formato, che però dal punto di vista di mazzo budget e fuori dalle linee può essere buona, però non so quanto possa essere consistente. Ci sono carte con delle sinergie molto forti in questo mazzo, tipo Valdarena Epicur, che è una carta che personalmente ritengo dal power level molto basso. In un mazzo come Rakdos Madness è forte perché mette in gioco una creatura che fa un danno, e fondamentalmente questo è un mazzo che è un burn, e in più permette di fare da enabler velocità instant a carte come Helms of the Vein e Fairy Temper, permettendo praticamente a tutti i botti che fanno 3 danni, è vero che costano comunque un mana in più, però ti fanno pescare e possono essere lanciati a velocità instant grazie al Blood Token. Molto simpatico anche Kitchen Imp, che va praticamente a fornire un'altra carta per Madness, però ragionandoci un attimo. Questo Rakdos Madness, a parte il fatto che gioca carte inutili come Forked Bolt, al posto di giocare Lightning Bolt, no, questa lista li gioca, però ho visto ad esempio delle liste con Searing Blades in 3-4 copie, senza il Lightning Bolt e con due copie di Forked Bolt. Queste liste fondamentalmente non hanno troppe carte, troppe sinergie con Madness, e fa strano l'idea di giocare qualcosa come 4 Vampire's Kiss, 4 Voldaren Epicur, 4 Faithless Looting e 2 Fodder Tosser, che è praticamente un trabucco, è un artefatto a costo 3 che dice tappa, scarta una carta, fa 2 danni a un giocatore o a un Planeswalker. Fa strano l'idea di giocare tutte queste carte che fanno scartare carte, avendo soltanto 12 carte con Madness, quando ad esempio anche Vampire's Kiss. Tutti questi enabler per Madness teoricamente permettono di attivare Madness più volte, perché Vampire's Kiss fa 2 token, Fodder Tosser rimane in campo come permanente e Looting fa scartare 2 carte.
e a flashback. Quindi sembra quasi che praticamente tutto questo madness, tutto questo discreta effect in più serva più che altro per non flottare. Direi che sinceramente non c'è tanto da aggiungere sul metagame per ora, però mi piace l'idea di mostrarvi che Mori Combo e Mori Cascade, che sono praticamente le due lati della medaglia che è Mori Combo, perché uno scomba con Freed from the Real, in questo caso c'è Recite, la combo di Freed from the Real, e l'altro invece è scombo facendo tutti i pezzi in campo, sembra essere tornata ad essere giocabile. Diciamo che senza Discepolo della Volta, Affinity potrebbe essere incentivato a non giocare più Clair Clan Shaman in deck, o comunque potrebbe non chiudere più a caso di Discepolo della Volta. Però questo mazzo qui non so comunque come riesca a gestire bene Clair Clan Shaman per ora. Certo, può andare di velocità, le liste di Affinity non hanno troppa velocità al momento, però come potete vedere Clair Clan Shaman continua ad essere una carta stable. Una carta molto forte poi che ho trovato in Affinity non è tanto il Trinket Mage che può tutorare ad esempio sia Synthesizer che Blood Fountain, ma Mirror Retriever. Mirror Retriever permette di fare un lock di Blood Fountain dove praticamente ogni volta che muore il Mirror Retriever vi prendete Fontana e quando vi spaccate Fontana vi prendete Mirror e un'altra creatura come ad esempio Mirror Force. Questo fa sì che se non avete delle late per cimitero, qualsiasi strat gameplay basato sulle rimozioni diventa praticamente neutralizzato a prescindere contro questo loop. Poi è vero che c'è munizioni. Munizioni è una carta talmente forte grazie alle terre artefatto che potete tenerla in qualsiasi matchup e vincere a caso late game. Ad esempio, anche in Mirror di Affinity sto trovando mi munizioni paradossalmente una delle carte più forti perché si scambiano bot, risposta ed interazioni. Poi si chiude quando l'avversario ha tipo 10 vite con una munizione in un paio di turni. Tanto, Reckless Bargainer per ora sembra essere una carta abbastanza dormiente perché, come vedete, la gente preferisce Spell Shield di blu anche per sole due copie di Tokenkast. Praticamente, sta lista qui gioca due Tokenkast e un Trinket Mage. Trinket Mage è molto opinabile come carta, ok? È forte perché tuttora una carta che stai giocando in tre copie. In un mazzo che gioca tipo un terzo del mazzo che pesca due carte, solo due copie di Tokenkast. Decide quante carte blu gioca, giocherà tipo il full set di Hydroblast, se vuole giocare blu. Gioca un Hydroblast, due Spellpierce. Dite, magari gioca gli Spellpierce perché non vuole giocare le Dures per neutralizzare Dust to Dust. Gioca anche le Dures. Quindi fondamentalmente mi sembra che tipo qui l'ingresso del blu non sia necessario. E praticamente qua va a tagliare le Darksteel Citadel per giocare le sedi del Sinodo e giocare un paio di duali in più. Come se tipo dicesse tanto le Darksteel Citadel non la voglio giocare a prescindere e quindi vado semplicemente ad aggiungere il blu e metterci un paio di Tokenkast perché tanto non mi costa niente. Non mi piace questo approccio e mi piace di più la lista Rakdos. Però tanto io quando prendo in mano Affinity di solito perdo. E tipo anche in Lega continuo a fare tipo risultati molto brutti che possono essere 2-3 o 1-4 Affinity. Quindi sinceramente preferisco non esprimermi troppo come opinioni su Affinity. Lascerò piuttosto a voi andare a decidere come preferite sistemarlo. Perché tanto mi sembra un po' quel tipo di mazzo che si può giocare un po' come si preferisce e comunque dà dei risultati decenti. Quindi nel frattempo che scrolliamo le liste della Lega, perché non mi ricordo quale lista volevo farvi mostrare, vi ricordo il codice sconto di Fantasia Store, che è ADEPTO5, ADEPTO tutto maiuscolo, potete utilizzare il codice sconto sul sito di Fantasia per avere uno sconto del 5% su ogni vostro acquisto. Più acquistate, più sono contento e più contento lo sponsor e di conseguenza più tempo mi manterrà la sponsorizzazione, che vuol dire che ci guadagnerò anch'io grazie a un buono spesa mensile che mi verrà fornito, dandomi tipo la possibilità anche a me di essere un cliente di Fantasia Store, che è una cosa che possiamo considerare meravigliosa. Scherzi a parte, direi che c'è una lista qua tipo di Affinity con i Glintook e le Cosche Fischer, può essere un ottimo spunto.
Perché se in realtà lascia molto perplesso l'idea di giocare ad esempio solo due copie di Frogmite per poter fare spazio ad un Fragrant Shaman, giocare un mono Bargain, giocare le Blood Fountain in una lista che non mi sembra che necessiti di ulteriore card advantage o recursion dal cimitero, dato che comunque può giocare Coruscant Fissure e Glintuk, e gioca una mono Nihil Spellbomb non tutorabile main deck. Non mi pare che giochi nient'altro di strano. Ah, una mono Jukaboke, come 19ª terra. Quindi praticamente gioca con due terre e un artefatto, che è tipo un pugno in un occhio. Praticamente lo splash di bianco sembra essere giustificabile sia per Dust to Dust che per i piccioni che pescano, che non è una brutta idea, perché giocando 4 Experimental Synthesizer, Glintuk e Coruscant Fissure sono veramente dei mull drifter. Però, come vi dicevo, alcune scelte mi sembrano strane. Questa è un'altra lista di Boros, cioè Boros che mi aspetto sarà tipo uno dei mazzi più giocati del Gedom, perché è sempre una strategia preferita dagli italiani, come Jeskai Ephemerate. E quindi tipo le mie scelte per il Gedom diventeranno un qualcosa di tipo cos'è che mi conviene giocare, perché non ne ho idea, però so che devo giocare un qualcosa che può giocarsela da Affinity, Fate, Boros e Jeskai. E contro Boros e Jeskai e Affinity sembra quasi essere facile capire come gio cosa giocare, perché comunque sono due mazzi che giocano in maniera ormai abbastanza simile, mentre contro Fate è già un po' più difficile, e contro Jeskai ancora di più, perché Jeskai è tipo l'unico mazzo control del formato al momento, se non consideriamo Polyglotron. Vediamo qua un'altra lista di Muli Combo, questa volta gioca il piano combo vero e proprio, quello di Freed from the Real. Non è infinito e chiude in qualche maniera tipo Alacoot Invoker o Sacred Door. Ha posto 72, poi tipo un giocatore italiano che è specializzato su questo mazzo qui, però fa sempre delle scelte un po' particolari per i miei gusti, ad esempio solo 3 copie di Quirion Ranger, solo 13 foreste e non ah, no. Ah no, bene, in realtà 13 foreste è sempre stato il classico, però c'è stato un periodo che tipo giocava 9 foreste e 4 doppie sprone. Ritornato a giocare in Wall of Roots, che è molto bella come scelta, però gioca solo un Tuk-Tuk Rubbleford e non gioca più i Tinderwall perché vuole giocare le Jasper Ascetic. Non mi piace. Anche il 2x di Multi-Hitter non lo trovo così necessario, sinceramente. Vedo che sta giocando tipo un sacco di carte non creatura di side per poter avere delle risposte per carte come, che so, tipo Pestilence o Crackland Shaman, però sinceramente giocare tipo delle carte in due copie che magari sono praticamente delle risposte necessarie per carte come che praticamente vincono on the spot contro di te, che sono tipo Crackland Shaman o Pestilence, lo trovo un po' sospetto. È classico se ce l'ho bene, se non ce l'ho prima o poi lo immagino di stampito, quindi non mi sembra che ci siano tante altre mazze interessanti. Eh no, oddio, c'è Monorosso Heroic con Akron Skyguard, no scusate, Akron Crusader e Satyroplite. Praticamente è quella specie di mono Red Blitz che si giocava prima della stampa della copia alternativa di Killing Fiend. Ha fatto un 5-0, che figo. Non è un tipo di mazzo che apprezzo particolarmente, però penso che sia una bella strategia. Almeno probabilmente in altri formati tendo ad essere più performante. E tipo giocare con la Shaman di side in questo mazzo vuol dire che non hai capito come ti devi approcciare contro, cioè, determinati matchup, immagino. Anche perché tanto adesso esistono pure le due artefatte. Questo mazzo qui, se vuole combattere contro Crackland Shaman, mi sa che con la Shaman lo devo usare per uccidere tutte le terre. No. Ormai con la Shaman è più una carta per fare value piuttosto che fare Land Denial. Poi c'è un boss bully che preferisco non soffermarmi sopra. Come vedete, Tron continua ad essere un mazzo giocabile. Addirittura qua c'è chi cerca di andare più sul giocare tipo una roba simile a Familiar, come Renkini, altri addirittura che invece preferiscono giocare la lista un po' più simile rispetto al solito, e quindi semplicemente hanno cambiato i blinchini e basta. Questo invece è un Fangren Tron che finalmente torna ad essere giocabile. Fangren Tron praticamente è il Tron che Wizard vuole farci giocare, quindi senza Flicker Effect, per
perché semplicemente vuole che sia un mazzo che dà delle debolezze evidenti e che ogni tanto è praticamente il mazzo che fa felici i bambini. Magari non performa troppo, però vi permette di giocare carte palesemente noiose da giocarci contro, come Board in Party, Maelstrom Colossus e le Terre di Urza. Invece io preferisco giocare tipo in Biblinchini tranquillamente e non dover annoiare troppo l'avversario, o annoiarmi io a dover giocare contro Tron che sta perdendo la partita per tre quarti della partita, poi dice: "Oh, guarda, ho pescato l'ultima terra di Urza, adesso ti faccio un colosso, che casca un Board in Party, che casca un Drifter." Io dico: grazie." Poi qualcuno ha deciso di giocare Rakdos Kuldota, quindi con Kuldota Rebirth, Dispute, un po' di botti, munizioni, perché tanto munizioni ormai, intanto che ci saranno le terre artefatto nel formato, sarà sempre uno staple in tutti i mazzi rossi Metalcraft. E fondamentalmente tipo Red Metalcraft è una delle strategie più facilmente sfruttabili in questo formato ormai, cioè tra Synthesizer, Equal Wellspring, le terre artefatto. E però mi pare figo come idea. Impulsive Pilfer, perché? Forse perché fai due permanenti da sacrificare con munizioni? Ah, forse anche di Dispute. Ed è un mazzo abbastanza curioso perché gioca poche creature, però gioca Bashwalker. È vero che è anche Kuldota, quindi è come se giocasse 17 creature. Main deck al mono Critical Arcane Shaman, perché? Perché questo mazzo non gioca Goblin Matron poi? E perché gioca Impulsive Pilfer alla posta di Mogwai Marshall? No, scusate, sì, Mogwai Marshall, quello che fa il token e ha il costo di eco. Ah, però gioca Silvok Lifestaff, e Silvok Lifestaff è una carta figa. 4 dure, se tre pyro, queste sono trentine. Però immagino che siano necessari. Quindi, ragazzi, in definitiva, quello che dovevamo guardare mi sembra che l'abbiamo visto. Ah, c'è un'altra lista di Tron, questo più combo centrico, diciamo. Praticamente, poi c'è un fan. Poi c'è Foundering Inspector, fa scontare gli artefatti in 0, e poi quando ha 0 carte dal mazzo può loopare con Jewel's Bauble per guadagnare vite infinite con Fangrim Marauder. E praticamente penso che giocare meno di 4 Foundering Inspector sia molto sospetto, soprattutto perché questo mazzo poteva giocare Galvanic Relay quando era legale, e Galvanic Relay lì era forte perché vi permette di giocare soltanto un discepolo alla volta come win condition, o forse giocava 4 Fangre in un discepolo e tipo poteva tirare un sacco di spell in un turno quando aveva il Foundering Inspector, e poi tirava un Galvanic Relay. Invece di giocare Dark Ritual e simili, giocava le Terre di Ur. Quindi praticamente è uno Storm un po' al rovescio. E poi direi che non c'è nient'altro da guardare. Per cui, ragazzi, penso che per oggi possiamo salutarci qua. Infatti, come vi dicevo, meno di 20 minuti i video non li facciamo. Per cui purtroppo la mia costanza con i video continuerà ad essere abbastanza pessima e non so neanche se riuscirò a streamare su Twitch a breve. Se Dio lo vorrà, ci rivedremo su Twitch, altrimenti l'appuntamento è su YouTube.